Ho dato questo locale perché le nuove generazioni di Giorosa potessero vedere le nostre radici. La Maria è un tronco in cavallo. Perché Ponda di... Non aveva una cavaglia. Come mai? Tutto andava a tutta. Sì, ma da via Nava. Questa è la pompa. Per trovare il vino nei lavori. La sveglia del 1950. Tre in una. E a ripetizione. E a Big Bang. No. Questo è il tenaio del maestro Don Marazzi, l'originale proprio. Volete far vedere il funerale della maestra? Qui ha spiegato quali sono gli elementi che compongono un telaio. Il telaio è composto da una struttura legna per lo più. E vengono suddivisi, ci sono due subbi, il subbio posteriore e il subbio anteriore. Nel nostro dialetto tradizionale, usuglio arreto e usuglio avanti. Poi è composto da quest'asta che viene chiamata acalamboglia. Poi abbiamo i licci, i famosi lizzi, acascita, cassabattente, che contiene il pettine di tessitura. Poi c'è la pedaliera, che può variare 4, 5, 6, 7, 8 pedali in base al tipo di tessuto che si va a creare. Se noi abbiamo 4 licci, 5 licci, 6 licci, 8, 11, a seconda di quello che si va a fare. Sul subbio posteriore viene caricato il filo d'ordito, al subbio anteriore invece viene avvolto il tessuto già creato, perché il tessuto si ottiene con l'intreccio dei fili di ordito con i fili di trama. Il filo di trama chi lo porta? Ecco qui, la navetta, a navetta. All'interno di questa navetta c'è una spoletta che noi chiamiamo la cannera, che viene bloccata con un bastoncino. Vedete, il bastoncino è questo, un termine proprio del bastoncino, non viene chiamato per uno, no, saiettozzolo, anche per definire il singolo bastoncino che blocca la cannella. Con l'azionamento dei pedali e andando avanti e indietro con la cassa battente si crea il tessuto. Se volete facciamo vedere ora come si fa la tessitura. Vendete
A conclusione dei vari processi prima di orditura, insuppiamento, passaggio dei fili nei ricci e passaggio dei fili nel pettine, si ha la tessitura e dopo giornate di duro lavoro, ecco il tessuto realizzato che poi lo possiamo sfruttare per le varie cose che potrebbero essere cose casalinghe, corredo, abbigliamento, a seconda di quello che uno vuole andare a creare. Perché ora ci stiamo, mentre prima veniva usato solo, diciamo, per il corredo tradizionale, ora stiamo sviluppando il discorso della tessitura per fare anche abbigliamento, gioielli, accessori vari come borse, fermacapelli, un po' di tutto. Si sta creando, diciamo, il tessuto si evolve nelle nuove tecniche e nelle nuove richieste del mercato. Io sono di Cavolonia Marina. Come professione sarei geometra, ma sono un amante del telaio ed è da 20 anni che faccio ricerche e studi sulla tessitura e lavorazione del telaio, avendo fatto una ricerca che spazia a partire da Bova fino a Guardavalle per la ricerca di tutte le lavorazioni tipiche del nostro territorio e poi eventualmente fare una pubblicazione di tutti gli schemi di lavoro che venivano effettuati, diciamo, dai primi del Novecento fino ad oggi. Anni fa io non sapevo nemmeno cosa fosse un telaio ed ora invece mi ritrovo dopo 20 anni a fare dei corsi di tessitura, a collaborare con maestri che vengono pure da fuori, da Firenze, dove è pure la patria, diciamo, della tessitura, a collaborare per fare nuovi schemi e nuove tecniche di lavorazione sul telaio. Praticamente questi sono i bachi che stanno crescendo. Noi praticamente dopo 45 giorni di ciclo vitale del baco andremo ad avere questi bozzoli che si chiuderanno in 45 giorni e usciranno queste farfalline che ho tipo una falena praticamente. E poi ci saranno le uova che noi praticamente le possiamo conservare nel frigorifero. Poi la lavorazione con il bozzolo che avremo in mano tireremo via questa è una seta praticamente, una seta che poi andrà filata. Questa è la seta praticamente che dopo verrà lavorata e andrà filata per benino e poi verrà tessuta e fatto dei lavori praticamente. Questi sono dei lavori fatti con la seta. E te, perché mia mamma ce lava la lana, la portava qui a tingerla dal freddo. Io ero bambina e mi ricordo mia mamma che si alzava alle 4 di mattina questa cosa don don don, perché poi alle 8 aveva 6 figli. Perciò dalle 4 alle 8 per sera, poi hai il resto della fatica. Oh, che c'è? No, mi pare che erano buone, ma... Ah, io mi arrivavo. Ma allora sì.